Con questo video non voglio fare clickbait, ma secondo me, dall'analisi che ho provato a fare, si potrebbe arrivare a comprare il titolo Amazon a un prezzo buono, un buon prezzo al rilascio dei prossimi earnings. In questo video ti dico su quali considerazioni sono andato a basare queste affermazioni e su come le ho ponderate, e poi vorrei avere anche la tua opinione, vorrei sentire la tua opinione in merito, perché come ben sai, se segui me su questo canale, io non sono un consulente finanziario. Né questo è un consiglio che invita ad investire, sono solo considerazioni a scopo didattico, anche perché io sono utile alla consulenza finanziaria allo stesso modo in cui, ad esempio, è utile all'economia un rappresentante di ghiaccioli alla menta in Antartide. Ci siamo capiti, spero, eh? Comunque, a differenza del video sulla e-grocery, i dubbi in questo caso sono venuti a me e poi sono andato a ricercare su internet e su YouTube per sapere se alcune delle mie considerazioni potessero essere effettivamente valide. Alcune in realtà lo sono, l'unica cosa che invece non è confermata, ma è solo il mio pensiero personale, è il fatto che poi effettivamente il titolo Amazon possa effettivamente andare a scendere a prezzi abbordabili, o affordable, come dicono gli inglesi. Poi ti lascio comunque in descrizione tutti i link delle varie fonti che ho utilizzato per fare questo video. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia personale avventura alla ricerca della indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche di qualcosina di molto più relativo agli investimenti, come questo video, dove cerco di capire un trend futuro sulle azioni di Amazon. Il discorso ovviamente è già noto agli esperti, non è che arrivo io bello fresco fresco, papam, e ti metto sta cosa sul tavolo, ma io sono un pivello, magari tu lo sapevi già, però io no. Dall'inizio della pandemia, Amazon ha intenzionalmente allungato i tempi di consegna. Sta volontariamente fallendo, se così si può dire, sul servizio iperveloce per cui è famosa e per quale siamo abituati tutti quanti. Come mai? Inizialmente la considerazione che avevo fatto è che con la pandemia e il lockdown, le persone appunto si erano completamente rinchiuse in casa, non avendo niente da fare. Erano bloccati in casa e si sono bloccati a guardare Netflix, Disney Plus, o siti per adulti, boh, io no, anche quelli, sicuramente, oltre a quello anche a fare ordini online. Ovviamente il più grande negozio dell'Occidente è Amazon. Certo, chiamarlo negozio è molto riduttivo, però insomma non mi veniva nessun'altra parola in mente così. La cosa sembra ovvia, troppi ordini non si riescono a gestire in tempo, per cui non ha senso di andare a parlare di un comportamento intenzionale. Anzi, una delle obiezioni che una qualunque persona potrebbe andare a fare in questo ragionamento è che, data l'enorme mole di ordini che Amazon ha ricevuto e dovrà gestire in più, il fatturato andrà a salire talmente alle stelle che nei prossimi earnings si avranno dei risultati fantasmagorici. Ma io non mi sono fermato a questa considerazione, sia perché sono molto curioso e sia perché volevo comunque fare un video in cui romperti le scatole. E questo è il video. Il problema è che tutta la filiera di Amazon ha subito degli impatti negativi. E queste problematiche non hanno permesso di gestire gli ordini con la qualità, per cui Amazon ha dovuto giocoforza studiare un modo per ridurre gli ordinativi. In sostanza, Amazon ha dovuto ridurre fortemente il numero degli addetti alle spedizioni. Questo perché altrimenti non avrebbe potuto mantenere le distanze di sicurezza fra gli operatori. Seppure sia vero che la maggioranza delle operazioni che Amazon compie nei propri magazzini siano automatizzate con dei picker robotici, il ruolo umano è comunque pur sempre fondamentale. I vari addetti poi al picking e dalla spedizione si sono anche trovati ad essere in meno sullo stesso turno, meno gente a fare il picking, aumentando già i tempi di packaging che erano aumentati in maniera ulteriore. Inoltre, nel discorso delle consegne, noto come molti autisti inizialmente in maniera veramente importante si rifiutassero di fare consegne o ritirare merci per la paura di venire contagiati, per cui Amazon si trovava anche a dover dipendere da problematiche relative ai fornitori terze parti, in questo caso quelli che andavano a consegnare la merce. Altro discorso importante che accennavo all'inizio, la mole di lavoro è andata ad aumentare in maniera esponenziale, per cui non tutti gli ordini erano gestibili in un lasso di tempo normale. Non dico veloce come Amazon di solito, dico proprio normalmente per un qualunque business che faccia delle spedizioni online. Per cui la dirigenza Amazon ha dovuto prendere alcune decisioni a volte un po' bruttine per noi utenti. Quali? Tempi
Te le dico subito, ma prima di continuare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non sarai il nuovo presidente della Repubblica Italiana guardando questo video, ma sicuramente riuscirai ad andare dal barbiere o dal parrucchiere in tempi sicuramente più veloci di lui e anche di Giovanni, ormai famoso anche lui. La scelta di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace, un pollice in su e condividere il video con le persone a cui pensi possa interessare, oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata, nottata, serata, mattinata, quando vuoi, potresti andarmi a sostenere su Patreon. Dicevo, prima di tutto Amazon ha dovuto dare priorità ai prodotti di maggiore importanza. Quali erano questi prodotti? Quelli di prima necessità, oppure mascherine, guanti e disinfettanti. Erano il business del momento e ritardare le consegne di questi articoli avrebbe sicuramente fatto perdere numerosi zeri da questo lato, però, al fatturato. I tempi di consegna per i prodotti non necessari sono aumentati in maniera spropositata, anche per i cosiddetti clienti Prime, quelli che pagano l'abbonamento. Un articolo di CNET, che ti lascio comunque in descrizione come ho detto prima, fa una battuta citando il fatto che durante la pandemia la two-day delivery è diventata la some-day delivery, gioco di parole che in inglese suona meglio, ma essenzialmente sta a significare che la famosa velocità dei 2 giorni di consegna con Prime invece è diventata una data di consegna che ci sarà, ma quando non si sa. Beh, bello, ho fatto la rima almeno, no? Il problema di Amazon è di essere il riferimento di tutto. Negli Stati Uniti d'America, come in Europa e in molte altre parti del mondo, è il sito internet di riferimento per gli acquisti online. Tutti quanti si sono andati a riversare lì in maniera spropositata e nell'ottica di non poter gestire tutti gli ordini, Amazon ha dovuto implementare alcune policy interne per ridurre la mole di lavoro. La prima cosa che hanno fatto è stata quella di rimuovere ogni riferimento di upselling. Hai presente quando stai comprando un qualcosa su Amazon e ti propone anche di acquistare qualcos'altro? Oppure quando fai l'accesso alla prima pagina Amazon.it o Amazon.com.uk ti trovi una marea di promozioni? Se ci hai fatto caso, durante il picco pandemico e anche un pochino adesso, la prima pagina riportava prevalentemente vendita di prodotti digitali, come libri per Kindle, Prime Video, audiobooks, oppure al massimo prodotti a marchio Amazon. Avendo così ridotto in maniera drastica l'upselling, il management ha ridotto anche la mole di ordini da gestire e anche le dimensioni degli ordini, avendo creato ordini di dimensioni molto più piccole che erano magari costituiti da uno massimo 2 prodotti. Poi la decisione di dare la priorità alla merce Amazon, lasciando indietro quello dei venditori di terze parti, no? Quelli dell'FDA, che si appoggiano appunto al tale programma, l'FDA, ha portato in questa decisione a inviperire non poco i venditori, che in moltissimi casi sono piccolissime aziende, molto piccole, magari a gestione familiare, che con le vendite mensili pagano i loro costi per ritenere poi un piccolo profitto a fine mese, sperando ovviamente di crescere su Amazon in maniera futura. Per cui a questo punto io ci ho già visto 2 lati importanti. Una riduzione particolarmente alta del fatturato e per cui di conseguenza anche del profitto. Inoltre, la possibilità di perdere anche molti clienti Prime e per cui un introito fisso cospicuo, senza considerare che molta gente, sia in Europa ma anche negli Stati Uniti d'America, abbia poi deciso di optare di andare a effettuare gli acquisti su altri negozi. Ad esempio in Europa eBay, io ne ho fatto qualcuno proprio per questo motivo, è stata un'alternativa. Walmart, come si è visto anche dagli ultimi earnings, ne ha beneficiato parecchio. Nel video che lascio in descrizione si capisce come negli Stati Uniti d'America molta gente, vedendo enormi ritardi nelle consegne di Amazon, abbia appunto optato per Walmart per i propri ordinativi. Altra storia poi sono i venditori terze parti che potrebbero pensare di muovere tutto o parte del business da Amazon ad altre piattaforme, anche per limitare delle problematiche simili o non simili a questa, che potrebbero però verificarsi in futuro e per cui che potrebbero andare ad impattare il loro business e in questo modo invece potrebbero ridurre il loro rischio di impresa. Anche se le assunzioni stanno ripartendo su Amazon e se i lavoratori lasciati temporaneamente a casa stanno rientrando al lavoro, secondo il mio parere il business e il suo fatturato ci potrebbe mettere un pochino ad andare a riprendersi. È per questo motivo che mi aspetto che la situazione alla prossima trimestrale di fine luglio di Amazon e magari anche quella successiva, il quarter successivo, in questo caso in tutte e due le trimestrali i dati potrebbero essere in forte calo. Questo
potrebbe far calare fortemente il prezzo delle quotazioni di Amazon sul mercato azionario e dare un'ottima possibilità d'ingresso a persone come me che sono particolarmente attratte da questo titolo, ma ovviamente essendo così caro non lo prendono. Tra l'altro questo mese, il 27 maggio, ci sarà anche un general meeting di Amazon e magari anche da lì potremmo venire a trarre nuove informazioni su molte cose, su molti argomenti, che potrebbero magari cambiare assolutamente la mia prospettiva, quella che ho dato con questo video, e magari darmi completamente torto. Chi lo sa? Chi vivrà vedrà. Cosa ne pensi di questa mia analisi? Pensi che effettivamente anche tu pensi che questi earning e fatturato saranno talmente impattati da far scendere il titolo di Amazon a prezzi talmente bassi da poterlo trovare a un'occasione mai vista? Mi farebbe molto ma molto piacere avere la tua opinione in merito e le tue considerazioni, se ne hai qualcuna, su questo argomento e su questa mia analisi, e se ti ha portato a riflettere in qualche modo. Lasciami anche un commento qui sotto e fammi sapere se il video ti è piaciuto, e in quel caso distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!